che parte da qua, e noi ci siamo sognati, non mi ricordo più chi è che se l'ha inventata questa cosa, eravamo Matteo, tu e io, non so chi dei tre a un certo punto ha detto, cioè voi volevate fare il concorso, io ho detto non facciamo il concorso perché sennò bisogna andare a piangere per ottenere le stampe, perché i file ve li manda chiunque, le fotografie e le stampe non le manda più nessuno, figuriamoci, richiedono un progetto, un casino di lavoro, sono opere, non sono immagini. Però mi hanno sconfitto e hanno detto facciamo il concorso, non mi ricordo chi dei tre ha detto beh allora se nel nome di Gianni deve essere un concorso per pari sulle carte visita. Ci siamo resi conto che al mondo non c'erano concorsi per carte visita, quindi questo è il primo al mondo, e abbiamo creato queste opere. Poi oggi dico due parole perché richiede un attimo di consapevolezza sulla questione, e questo è quello che io per primo non ho rispettato, cioè tempi contingentati, questo è consigli per gli acquisti che sono i libri in vendita, questa è la chiacchierata su che in parte avete già sentito sulla classificazione con gli Alma, e questo invece è un altro discorso che era iniziato appena ieri, ho detto voglio dire qualche cosa di questa faccenda. Daniele Buraia è un amico, anche lui grosso collezionista, che ha promesso che viene, dovrebbe arrivare da Ferrara, Parma, e pubblica i suoi post, gli occorre parlare di qualche cosa, doveva parlare di sanità e fa come me, adesso arrivo al campo nostro, va su Google e scrive anziano bambino bianco nero, voleva una foto in bianco nero, però se metti su Google bianco nero ti tira fuori bianco nero, ok, funziona, fa il suo post sulla sanità, sul rapporto tra i giovani, i bambini e gli anziani, e sotto c'è Maurizio Nicosia sotto che gli dice ma dove hai trovato questa foto? E lui dice l'ho trovata su internet, appunto come vi ho detto. Allora anch'io dico vediamo se è vero, anch'io cerco bambino anziano bianco nero e mi viene fuori questa è una fotografia di famiglia mia, ho detto cacchio, sono su internet anch'io, è mio padre e quello lì è mio figlio, e allora ho detto funziona proprio così, cioè le figure, non le fotografie, le figure, le immagini, quando sono internet, sono di tutti e non valgono più un bip. Cioè, noi abbiamo delle cose in mano, che sono opere, ma l'immagine, quando va sul web, è di tutti. Allora, non lo sapevo di avere questa cosa qui, allora faccio la ricerca per immagini, metto dentro l'immagine e gli dico, trovami tutte quelle uguali. Sono 13 pagine di blog e di posti su internet virtuali dove c'è mio papà con mio figlio e la mia fotografia. Probabilmente l'ha pubblicata mia moglie per fare un post, qualche cosa, però nell'essere pubblicata se è qualche cosa che può essere utile, ha un minimo valore di significato dal punto di vista di immagine, diventa pubblico, diventa di tutti. Allora, questo è il ragionamento che continuo a pensare. Prendiamo consapevolezza che noi lavoriamo con le fotografie, che sono oggetti, e il mondo attuale è fatto di immagini, che pervadono queste immagini effimere che vengono scambiate, sono di tutti, hanno valore zero. Allora mi è venuto in mente di cercare daguerrotipia e vengono fuori, questi sono i primi della prima paginata di risultati di daguerrotipia, queste sono quelle della collezione mia, cioè vuol dire che quando io pubblico sui blog, su storia della fotografia eccetera, queste immagini diventano di tutti e girano. Le immagini non sono più mie per Bacco, ma i daguerrotipi sì.
questi sono davvero tipi che si trovano, questo invece è di Gosio, questa è una Orotone, però perché vi sto facendo vedere queste cose qua? È sempre figura, ma se la vedeste in mano sono oggetti totalmente diversi tra loro, la Ivorotype, la Orotone, la fotografia di Cinzia Battagliola, questo è uno dei del carte visite che vedete là, ed è uno strato di stacco di emulsione da Polaroid, che è diventata una carte visite che è una cosettina così, e questi sono oggetti, li vedremo oggi pomeriggio proprio andando a osservarli. Anticipo una cosa che dirò oggi: abbiamo purtroppo una percezione globale, cioè non siamo più abituati a leggere, a leggere i libri, tant'è che qui ci sono tutti autori ma non lettori. Gianni, io e voi, quando abbiamo in mano una carte visita, la guardiamo col lentino. Invece uno va di là e vede questa cosa grande, questa struttura, quindi ha questa percezione globale che è quella di una struttura. La sfida è: andate contro con il naso e guardatevele una per volta. Questa è un'altra delle carte visite che sono esposte di là, e il retro della carte visite è questa, che ha un logo che è un obiettivo fotografico, dentro il quale nell'obiettivo c'è rappresentato quello che c'è davanti. Mi mangio un cappello se la giuria si è accorta che c'era questo. Cioè, nonostante la giuria abbia dedicato attenzione, eccetera, avrebbe dovuto prendere ognuna delle quasi 90 immagini e guardarsene col lentino, perché sono gioielli. Se poi vengono stampati in argentico hanno una risoluzione che proprio se tu non prendi il lentino non riesci a vederle. Quindi tutto il mio ragionamento è: uno, che noi lavoriamo con degli oggetti, questi oggetti ci sopravviveranno, sono piccoli ma sono dei gioielli, e questo è un gioiello che dovrebbe essere a casa Parpagna. È una delle cose che mi ha portato tutto orgoglioso, è un raccoglitore di carte visite da tasca, è sostanzialmente un album. Io spiego sempre che Facebook è nato allora, perché il Facebook non è la raccolta nell'album delle fotografie di famiglia, no, è il cerchio di persone con cui si viene a contatto. Quindi se io venivo qua, eravamo nell'Ottocento, ci scambiavamo tutti non il biglietto da visita ma la carte di visita che finiva nell'album e che quindi testimoniava l'ambito di conoscenze e di frequentazioni, per cui ci sono degli album che si aprono con le figure di Garibaldi, altri che si aprono con le figure di Mazzini, altri che si aprono con le figure dei Regnanti, e poi tutte queste cose qua vanno lette. Questo è un Facebook di una famiglia che include, vedete, il lentino, perché erano una figura intera, però poi venivano lette, non c'era la televisione, non c'era lo smartphone, e quindi quelle poche rappresentazioni per farsi conoscere e riconoscere andavano lette con attenzione e profondità.